È fatta, ragazzi. Raul Bellanova è un nuovo giocatore dell'Inter. Sono molto molto contento perché è un giocatore che mi piace assai, mi piace veramente veramente tanto. Un giocatore di spinta, un giocatore caparbio, un giocatore, ragazzi, che secondo me ci regalerà tantissime soddisfazioni. L'ho sempre detto, ragazzi, anche quando facevo i post partita del Cagliari, che è un giocatore che mi piaceva e magari ci avrei puntato anche all'Inter, sì. Grande, grande mossa di Marotta, altra grande mossa, ennesima, ragazzi, da quando è all'Inter. Vi merita, ragazzi, un bel like, una bella iscrizione che voglio arrivare ai 140 iscritti e un commento per farmi sapere qui sotto cosa ne pensate voi di Bellanova. Allora, ragazzi, il giocatore arriverà all'Inter per 3 milioni di euro di prestito oneroso che si è concretizzata ieri la definizione dell'operazione. Più 7 milioni di euro per il diritto di riscatto a fine anno. Quindi, ragazzi, un'operazione che ci sta. Giocatore, ragazzi, è un giocatore che diciamo che è un po' strano da dire, ma ragazzi, è stato per ben 13 anni al Milan, da quando aveva 6 anni a quando ne aveva 19, ragazzi. Perché ha fatto le giovanili interamente nel settore rossonero, dove ha fatto intravedere la sua qualità ed è diventato un giocatore che si è fatto vedere anche da club. Da un club francese che è il Bordeaux che l'ha acquistato e l'ha acquistato e per 1 milione di euro, però ragazzi lì ha giocato solo una partita perché ancora non era pronto secondo i Girondins de Bordeaux. Poi ragazzi l'Atalanta decide di prenderlo in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro, però ragazzi l'Atalanta non gioca mai, gioca solo una partita, quella vinta contro il Brescia per 6-2 e poi ragazzi gioca solo 6 mesi perché poi viene ceduto in prestito al Pescara, dove ragazzi fa un anno in cui diventa titolare in Serie B della squadra abruzzese, però ragazzi non riesce a far salvare la squadra e retrocedono in Serie B, in Serie C, scusate, Serie C. Però lui comunque ha fatto comunque una buonissima stagione in quell'anno. E poi ragazzi torna al Bordeaux e poi arriva al Cagliari nell'ultima stagione che ha fatto, facendo discretamente bene, facendo un gol e un assist, oltre a quello ragazzi. Oltre alle statistiche, che non sono un granché, ha dato tanto, 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 tanto sulla fascia destra, con tante accelerazioni, male in fase difensiva, però in fase offensiva molto, molto bene. E giocatore che poi, ragazzi, è stato riscattato per 700.000 euro dal Cagliari a fine stagione, e poi, ragazzi, è venduto a noi per quella cifra. Poi non si sa, ancora venduto in prestito in questo momento. Giocatore, parlando un po' delle sue caratteristiche tecniche, è un giocatore molto atletico, molto veloce molto, e molto, molto, molto rapido. Che ha della corsa la sua arma migliore, possiamo dire, un zappacosta mi sembra più o meno. Forse è un pochino più scarso in questo momento di zappacosta, però zappacosta è forte secondo me. È un giocatore che eccelle in fase offensiva perché per me ragazzi è più adatto per il nostro gioco. Cioè, in realtà no, perché deve fare la doppia fase. Lì doveva fare solo in difesa, invece faceva solo l'attacco, però è un giocatore più offensivo che difensivo, ovviamente, come ben sapete, che ragazzi deve migliorare la fase difensiva perché ha fatto, ragazzi, un bel disastro quest'anno in fase difensiva, facendosi bucare molte volte dagli attaccanti, dagli esterni comunque dell'altra squadra, facendosi, per esempio, anticipare, magari subendo gol, oppure perdendosi i compagni da dietro, ragazzi, lì è un errore che non devi fare, se, comunque di ruolo sei difensore. Devi saper fare sia la fase offensiva che la fase difensiva. Nell'Inter, ancora di più. Perché ragazzi dovrei fare la doppia fase in maniera eccezionale. Dumfries non è, diciamo, il migliore esempio perché anche lui è solo offensivo, difensivo è veramente zero. Quindi sulla fascia destra saremo un po', forse, un po' in calo in difesa. Vedremo ragazzi, vedremo. Perché Darmian sa fare entrambe le fasi, possiamo dire. E un giocatore che ha ampi margini di miglioramento, che comunque è molto molto bravo a spingere sulla fascia e a cercare le giocate. E le sue qualità migliori sono la progressione palla al piede comunque sulla fascia, il dribbling e la grandissima velocità comunque che lo contraddistingue da altri esterni. E potrà migliorare tanto, perché comunque c'è da migliorare soprattutto in difesa come ho detto prima, però è un giocatore anche tatticamente molto molto intelligente. Il gol a Torino ragazzi comunque l'ha fatto e diciamo che è una prova che comunque il gol li sa fare, nonostante anche la giovane età, è un 2000 comunque. Un giocatore che giocherà come esterno di centrocampo come vice Dumfries. Attenzione perché se Dumfries dovesse andare via, si alterneranno Darmian e Lusso alla fascia destra. Quindi vedremo.
Se invece dovesse stare Dumfries, Darmian si dirotterebbe sulla fascia sinistra come vice Gosens. Però giocheranno molto tutti e quattro gli esterni per le tre competizioni e per le tante partite, ragazzi, ravvicinate che ci saranno. E speriamo, ragazzi, che possa esplodere definitivamente, magari per poi riscattarlo e poi rivenderlo ad una cifra altissima oppure tenerlo per il futuro. Vedremo. Io, ragazzi, ci credo in questo ragazzo, ditemi voi. Per l'operazione, ragazzi, ci sta un 7, perché comunque è un giocatore di prospettiva. Quindi sono molto contento. Beh, a tutti, ragazzi, prossimo video.